Pulcinella Mente, 20ª edizione. Pulcinella, l'arte entra nelle scuole. Sì, è la 20ª edizione di questa fortunata iniziativa, cresce sempre di più la manifestazione. Dopo 20 anni possiamo dirci super soddisfatti, abbiamo portato nel nostro territorio a Sant'Arpino in 20 anni oltre 600-700 scuole da tutta Italia, abbiamo portato oltre 250 artisti, uomini di cultura, nomi di prestigio internazionale. Per quanto riguarda la nuova edizione, allo stesso modo si presenta ricca di numeri, ricca di nomi, ricca di qualità. Faccio solo qualche esempio, dedicheremo questa edizione al nostro amico compianto Luigi De Filippo, premio alla carriera Claudio Cardinale, testimonial Alessandro Siani, e poi avremo tanti ospiti tra cui Sergio Rubini, Corrado Augias, veramente un parterre di nomi e tante sinergie con il mondo della musica. Ci sarà un evento molto importante con Maria Grazia Schiavo, con Lorenzo Amato, avremo delle sinergie con l'Ordine dei Giornalisti, con la presidenza del presidente Carlo Verna dell'Ordine Campano, con Ottavio Lucarelli e del Corecom con Mimmo Falco, e poi circa 50 scuole, 5 regioni rappresentate, e insomma 12 giorni di impegni, di appuntamenti, di colori, di magia, ma soprattutto di emozioni. Siamo in compagnia del sindaco di Sant'Arpino, Giuseppe Della Versana. Sindaco, patrocinio a un evento veramente straordinario, 20 anni di storia, 20 anni di successi. Certamente, più che un patrocinio, noi sentiamo proprio l'iniziativa, la manifestazione come qualcosa di nostro. L'intera comunità sant'arpinese partecipa e vive questa manifestazione con gioia nel cuore e con grande attesa, perché riteniamo che sia il fiore all'occhiello del nostro comune, e quindi come amministrazione comunale siamo orgogliosi di patrocinarla. Lucio Allocca, una storia artistica lunghissima, un posto al sole altro che più che premiato, oggi sei qua in veste di? Diciamo di uno dei premiati. Ormai sono passati 10 anni da quando ebbi questo riconoscimento di Pulcinella Mente, perché avevo studiato e messo in scena 2 spettacoli sul Pulcinella al Mercadante e il progetto Pulcinella, e uno dei miei testi fu invitato a Barcellona al Teatro delle Scienze e delle Arti, quando c'era anche la mostra di Lello Esposito che ha fatto la... insomma così, e poi niente, sono stato... Sì, insomma, quando mi hanno richiamato, poi puntualmente quando c'è la festa del Casetiello io non posso fare a meno di andare. E lo vediamo. E niente, allora mi hanno chiamato, ho detto vuoi venire? Esattamente sono 9 anni fa, quasi 10 esattamente, che io ho avuto questo riconoscimento dal Pulcinella Mente. Pulcinella Mente, bisogna sempre mettere le pulci nella mente. Io lo faccio ancora con ragazzi della scuola di cinema e di un gruppo di teatro, quest'è. Allora, noi con tantissime pulci nella mente ringraziamo tutti quanti voi, ringraziamo Lucio Allocca, ringraziamo l'organizzazione.